cari studenti e care studentesse, in questi tempi ci siamo incontrati nei vari Open Day e negli ultimi giorni ci siamo visti di persona con alcuni di voi. Mi ha fatto piacere sapere che molti, dopo i nostri passaggi virtuali, abbiano deciso di iniziare questo viaggio insieme a noi. Se siete approdati nella facoltà di interpretariato e traduzione, è perché avete sempre amato le lingue. Avete il sogno di continuare a seguire questo percorso. Desiderate intraprendere la strada della comprensione dell'altro, di quel diverso da noi che ci incuriosisce, ci sembra uno scrigno da svelare, da scoprire, da fare nostro. Insieme impareremo a conoscere la bellezza della varietà culturale, dell'incrocio, dell'incontro, di realtà differenti dalle nostre. Oggi abbiamo davanti a noi una grande sfida. In un fine settimana ci è cambiata la vita. Eravamo tutti sicuri dei nostri mezzi di trasporto, delle nostre abitudini fatte di uscite serali, grandi compagnie, manifestazioni di affetto tra amici. Da un giorno all'altro si è trasformato tutto il nostro modo di essere e di vivere. Il vento ha cambiato la sua rotta. Ma è proprio ora, proprio in questo frangente, che dobbiamo issare le vele e metterci in viaggio. Saper usare il timone adeguatamente per non farci travolgere dalla tempesta. Tenere salde le cime per non naufragare. Eccoci allora, tutti pronti a salpare. Ci siamo. Iniziamo dunque. Iniziamo questo viaggio che ci porterà sicuramente a meta. A chi già ci conosce, a chi già è al secondo anno di magistrale o al secondo e terzo anno di triennale, nulla di nuovo. Siete ormai allenati a saper stare al largo con noi. La rotta è nota. Sapete riconoscere e seguire le stelle. Avete imparato che le difficoltà del cammino sono quelle che fanno crescere di più. Sono solo l'anticamera per il successo di domani. Che il libro difficile da capire è quello che poi avete ricordato di più. Che quel professore che sembrava così ostico si è poi invece dimostrato molto interessato alla mia vita e al mio percorso. A voi, cari studenti, che avete già iniziato a camminare con noi, auguro dunque una buona ripresa con questa modalità così inconsueta, ma che non ci ha colti impreparati. Insieme a voi ci siamo rimboccati le maniche e via. E a voi che entrate, care matricole, a voi il saluto del capitano che guarda i suoi marinaretti alle prime armi. Che bello l'altro giorno vedere nei corridoi i vostri svolti smarriti che cercavano le aule. Finalmente, benvenuti, ben arrivati in questa nuova casa. La nostra università è fisicamente piccola, a misura d'uomo, è capace di affrontare le sfide di questo nuovo mondo, lo abbiamo saputo dimostrare. Voi siete quelli che inaugurano questo nuovo periodo della vita della nostra società. Voi rappresentate coloro che nella difficoltà sapranno dimostrare di rimanere a galla e saper nuotare bene. Noi abbiamo bisogno di voi e del vostro entusiasmo. Forza dunque, non fatevi cogliere impreparati. Mettiamoci subito a lavorare. I corsi sono iniziati. Abbiamo voluto iniziare presto, fine settembre, proprio per poter avviare il rodaggio dei nostri motori. Adesso avete tutti gli strumenti, una piattaforma che vi comunica tutto. Avete incontri sui piani di studio, la preside che può orientarvi, i coordinatori che possono risolvere molti dei vostri problemi, un corpo docente preparato e disponibile e che saluto insieme a voi. Un sistema informatico efficientissimo che ci sta accompagnando in questa nuova avventura. Avete la possibilità di andare all'estero con i programmi Erasmus già dal prossimo semestre, di fare tirocini guidati dall'ufficio placement, di seguire studenti che stanno creando iniziative per coinvolgervi direttamente con l'iniziativa studentesca di un'intraprendenza. Avete un'offerta formativa ricchissima nella quale dovete sapervi orientare e noi ovviamente vi guideremo. Benvenuti in Roma. Vi diamo tutti il benvenuto. Sciogliamo insieme le vele e buon viaggio.